Salve a tutti operatori e bentornati nella Rainbow Six Italian Community. Nella giornata di ieri si sono tenuti ben due panel durante il Six Invitational. Il primo è stato utile ad analizzare i prossimi nerf e buff agli operatori già presenti in gioco. Il secondo invece ci ha presentato finalmente Leon e Finca, anzi come l'hanno chiamato loro, Lion, molto all'inglese. Dunque andiamo subito a vederli. Per quanto riguarda i piani di potenziamento e depotenziamento degli operatori, la Ubisoft ha raccolto un grandissimo quantitativo di dati analizzando le statistiche delle partite dei giocatori di alto grado. In questo modo è riuscito a creare una sorta di schema per posizionare i vari operatori in una scala da OP a Tachanka, per intenderci. E ovviamente i dati non ci hanno sorpreso. Infatti, al gradino più alto di quelli OP c'è proprio Ela, definita da Ubisoft stessa come uno dei più grandi problemi di bilanciamento da quando il gioco stesso è stato creato. Addirittura un problema più grande di quello che era stato Blackbeard. Per ovviare a ciò è stato programmato un nerf su 3 punti per l'operatrice polacca. Innanzitutto le verrà aumentato il rinculo, in modo da renderle più difficili gli scontri su distanze elevate. Secondariamente le verrà diminuito il danno. E infine le verranno sostituite le granate ad impatto con uno scudo piazzabile. In maniera più veloce si è parlato poi del Bearing 9, ovvero l'arma secondaria utilizzata dai Banedeco, che secondo le statistiche di Ubisoft avrebbe ottenuto fin troppo kill e di conseguenza si è guadagnato un bellissimo nerf. Inoltre si è accennato al Famas di Twitch che potrebbe subire un nerf, come abbiamo già anticipato sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram, che come al solito vi invito a seguire, i link sono giù in descrizione. E poi invece si è parlato dei potenziamenti. Uno lo dovrebbe subire Castle. Infatti la Ubisoft non ha proprio le idee chiarissime sul come muoversi con l'operatore americano, però sicuramente il suo miglioramento consisterà un'aumentata resistenza dei suoi rinforzi per quanto riguarda gli attaccanti, mentre una facilità di rimozione per quanto riguarda i suoi compagni di squadra, i difensori. Infine è stato solamente nominato il nostro amato Lord Shanka e hanno lasciato intendere che riceverà un po' di amore da parte di Ubisoft. Aspettiamo e vediamo. Al termine del panel c'è stato un accenno a un sistema totalmente innovativo che verrà illustrato solamente oggi. Il sistema si chiama Pick and Ban, ovvero scegli e banna. A parer mio sarà qualcosa di simile a League of Legends. Si potrà scegliere un operatore e bannarne uno per la squadra avversaria. Ma le mie sono solo congetture e ci tocca per forza attendere per scoprire di più. Il secondo panel è stato dedicato interamente a Lion e Finca, all'analisi dei loro equipaggiamenti, il loro armamentario e soprattutto dei loro super tecnologici gadget. Ve li mostro subito. Per quanto riguarda la dottoressa Lera Melnikova, alias Finca, l'attaccante di origine russo, il suo gadget è davvero eccezionale. A gran voce chiedevamo da un sacco di tempo una sorta di doc in attacco, ma lei è qualcosa di più. Con questa bellissima animazione, la pressione di una sorta di pulsante all'interno del suo guanto può aumentare l'energia dei suoi compagni di squadra, anche quelli in ferimento. Non mi soffermo su armamentario, velocità e corazza 2-2, perché ne abbiamo già parlato nel video al riguardo, ma preferisco dedicarmi ai suoi counter e chi lei può counterare. Più nello specifico, sarà davvero un dito lì per Ela. Infatti tutti i suoi compagni di squadra, se potenziati dal suo gadget, resisteranno alle mine a concussione, riducendone l'effetto a quasi zero. Inoltre, una combo eccezionale sarà Finca più granate stordenti. Tutti i suoi compagni saranno immuni alle flashbang e quindi non resteranno accecati alla detonazione di queste ultime. Un suo counter invece è Smoke, e la Ubisoft ha dato una spiegazione interessante alla cosa. Infatti l'effetto del gas dell'operatore inglese sarà più accelerato su chi è potenziato dai nanobot di Finca, perché la loro respirazione aumenta. E aumentando la respirazione aumenta anche il battito cardiaco. Infatti Pulse, che può avere un raggio fino a 9 metri, riuscirà a percepire gli attaccanti con i nanobot iniettati anche a distanze molto maggiori rispetto ai standard 9 metri.
Inoltre, essere colpiti da una mina di Lesion oppure dal drone Yokai di Eco bloccherà immediatamente l'effetto dei nanobot. Se a tutto ciò si aggiunge il fatto che Finca possa utilizzare il suo gadget per ben due volte all'interno di un match e che una volta attivati i nanobot gli stessi permettano un maggior controllo del rinculo sia a lei che ai suoi compagni di squadra, beh, ci resta solo da notare quanto le sue armi siano devastanti grazie a queste clip per farci un'idea completa di questa operatrice. A lot of coordination that you actually have to have with your teammates. We're gonna see that. How do you think that's gonna play out in Pro League, where the players are competing and coordinating on the highest level? Yeah, I think there's no doubt that we're going to see some Finca action in Pro League. Passiamo a Lion, il nuovo membro della Gendarmerie francese, che si unirà al gruppo degli attaccanti. Ebbene sì, ribadisco di nuovo questo concetto, avremo due attaccanti questa stagione. Il gadget di Lion non ha nulla da invidiare a quello di Finca in quanto a tecnologia. Appena inizierà il round, come avete potuto vedere, un drone si libererà in aria e sarà un drone indistruttibile che permetterà a Lion di individuare i suoi nemici attraverso le pareti. E non solo, anche i suoi compagni di squadra saranno in grado di vedere queste orme rosse attraverso le pareti stesse. Il funzionamento di questo gadget non è affatto semplice. Per prima cosa c'è da sapere che individuerà solamente i difensori in movimento durante il tempo della scansione. Per movimento si intende proprio solamente i difensori che stanno camminando in quel momento, quindi per quanto riguarda la console si verrà individuati se si sta muovendo l'analog sinistro, per quanto riguarda invece il computer se si sta premendo WASD, quindi le freccette. Chi spara o chi piazza un gadget oppure chi ruota su se stesso non verrà individuato da questo gadget. Inoltre il funzionamento lavora su tre tempistiche. La prima, il countdown di 3 secondi che avviserà tutti i giocatori dell'inizio della scannerizzazione. La seconda parte è la scannerizzazione effettiva della durata di 4 secondi con un simbolo giallo che apparirà sulla parte alta dello schermo, durante la quale è consigliato ai difensori di stare immobili, e infine il terzo tempo sarebbe quello di ricarica del gadget della durata di 10 secondi e che può effettivamente essere attivato per 3 volte. L'unico counter effettivo al drone di Lion è il mio amatissimo main, Mute, col suo jammer in grado di bloccare tutti i dispositivi elettronici. In realtà mi sarei aspettato l'immunità anche da parte di Vigil, ma probabilmente la Ubisoft non avrà considerato opportuna questa idea. Nonostante l'imponente stazza dell'operatore francese, la sua velocità è pari a 2 e così anche la sua corazza. Non voglio soffermarmi troppo sull'equipaggiamento che abbiamo già analizzato nel video al riguardo, dove vi invito a passare per ottenere maggiori dettagli sui due nuovi operatori, ma vorrei farvi notare come effettivamente è stato confermato l'utilizzo di questo Vector di tipologia Chris. Non sono bravissimo con le armi, ma penso sia questa la terminologia giusta, con caricatore a tamburo da 50 colpi, che lo rende effettivamente una delle opzioni forse più interessanti tra gli attaccanti di supporto. In attesa del panel di rivelazione di Operation Outbreak che si terrà oggi e che ovviamente vi riassumeremo in un video qui su questo canale, vi invito a commentare qui sotto con i vostri pareri e le vostre opinioni a riguardo di questi due nuovi operatori. Mi piacerebbe discuterne con voi. Inoltre, come al solito, mi invito a lasciare un like e a condividere questo video con i vostri compagni di squadra. E soprattutto, se non vi siete ancora iscritti, che cosa state aspettando? Forza! Iscrivetevi perché sta arrivando anche un altro video di Tatticamente che ho completato e doppiato, ma per via del Six Invitational ho preferito non pubblicarlo ancora. Dunque spero di portarvelo lunedì. Noi ci vediamo alla prossima! Implementing into the game where we have this really kind of teamwork and collaborative work with the operator's abilities. Yes, well, collaboration is always on our mind for every operator we make. It is core to Siege. It's super important for us. But Globals themselves, it's more like a theme for this season. We kind of introduced it with Dokebi earlier, but this is really the thematic of that season is the global effect. It doesn't mean that every operator moving on, it's just for this specific season. We are trying to explore something new, and we're really looking forward to see how that new gameplay area will affect the meta. Yeah, and not only really kind of affect the meta on
Oh, you make me wanna talk back.